そうそうそう。<laughs> Amici di Lega Nerd, ma soprattutto amiche di Lega Nerd, bentornati ad Eureka, la quarta puntata. Siamo già arrivati a quattro, ho fatto otto però è uguale perché mi piace il utilizzare un po' tutte le mani. Allora, ehm, ovviamente ogni puntata di Eureka verte su un nuovo argomento. Abbiamo già parlato di fossili, abbiamo parlato di spazio, abbiamo parlato di chimica della bellezza e eh, adesso parliamo un pochino del nostro pianeta Terra. Dal punto di vista un pochino più meteorologico e il clima, come abbiamo, avete visto nel nostro banner, il clima come sta cambiando, Abbiamo, ovviamente, come eh, ribadiamo ogni volta un esperto per quanto riguarda la nostra divulgazione scientifica. Io sono sempre il traghettatore, sono sempre colui che fa le domande, colui che è il curioso, il nerd di turno che cerca di stuzzicare l'ospite. Quindi, in questo caso, ovviamente, oh, ho cercato di chiamare eh, un esperto di settore, quindi un meteorologo Michele Cavallucci, che a questo punto lo farei entrare direttamente a bomba con Noi, ciao Michele, buon, buon pomeriggio a tutti, ciao, grazie okay. come sempre dell'invito. Benissimo, grazie a te. Allora, eh, io direi che la, la, la puntata ehm, l'abbiamo scritta, e probabilmente riusciremo a dire la metà delle, delle cose che, che ci siamo non non <ride> allora, sono. Non c'è problema. Però sono contento perché ehm, ovviamente questo è un inizio. Come abbiamo detto anche la puntata scorsa, la puntata sul clima non è soltanto. Eh, Chiusa in una scatolone di un'ora. Quindi oggi eh, facciamo conoscere al nostro popolo di Lega Nerd, appunto Michele. E probabilmente ne riparleremo anche un pochino più avanti, di, di anche altre, eh, di altre situazioni. Quindi oggi iniziamo con, eh, con te e con appunto il clima. Allora iniziamo un pochino, vedi come sempre i saluti iniziano subito. Ecco, tutti. Fossili spaziari, ok. Va bene. Eh, sì, sicuramente, sicuramente esatto. Allora. Ciao a tutti, ciao a tutti e condividete ciao. tutte le nostre, le nostre pagine e la nostra live. Allora Michele, ehm, tu mi hai detto quando abbiamo iniziato a preparare sì. la puntata sì. una cosa molto curiosa eh, che tanti non sanno, la differenza tra tempo meteorologico e clima. Perché uno pensa magari uno è i cambiamenti climatici, è il tempo, è quello che cambia, cioè nel senso effettivamente c'è una confusione già alla base e quindi anche... Spiegare la differenza tra queste due situazioni potrebbe iniziare a far capire a tanti che il clima è una cosa e il tempo meteorologico è un'altra. Ma diciamo che intanto eh, grazie per l'invito, lei Canerva. Esatto, poi magari presentati eh, anche te eh, sì, perché giustamente sì, prima la sì, domanda. No, non c'è problema, non c'è problema. Vabbè, tanto meteorologo. Tu già, già abbiamo collaborato altre volte, quindi comunque sono operatore meteorologico per l'aviazione civile, sembra come il netturbino che viene chiamato l'operatore ecologico, no? una cosa del genere. E, niente, sono vice direttore dell'Osservatorio Meteosismico di Perugia, che è un osservatorio collegato con l'Associazione Nazionale Carabinieri per quanto riguarda la protezione civile. Sono il previsore e ehm, responsabile internet di Perugia Meteo e poi ho un'antenna un di divulgazione, mi sono fatto praticamente un blog un, una decina di anni fa dal 2012, otto anni fa, e da lì mi serve per rimbalzare le notizie che un po' mi piacciono, che un po' mi piacciono, diciamo, che occupano mm. tanti settori, tra cui c'è anche il, cl il clima e anche qualche notizia di meteo. Il blog probabilmente resto, sta passando sotto e, i terremoti, modo. insomma, cose che comunque eh, occupano la mia vita per quanto riguarda, tra virgolette, gli hobby, perché poi sono diventato qualcosa più di hobby. Perché okay. la domanda, la differenza tra tempo e clima? Perché molti di noi eh, purtroppo sbagliano, soprattutto chi diffonde notizie che la stampa. Mm. Che cosa significa questo? Cioè, eh, il tempo meteorologico è, che, è ciò che accade un giorno in una località. Che cosa significa? Oggi a Perugia c'era un clima, assolutamente un tempo, scusami, un tempo, una, una temperatura di 15 gradi, nebbioso. Questo è il tempo di oggi, ma non è il clima di Perugia. Il clima di Perugia è l'insieme di tutte le rilevazioni meteorologiche divise per giorni, per mesi e per anni per un periodo molto lungo che crea il clima. Chiaramente noi eh, siamo in un periodo in cui la gente si diverte in rete a ipotizzare ere glaciali e tante altre situazioni, no? Quindi la, la cosa importante qual è in questo momento? Cercare di dire le cose come stanno. Qual, che esatto. cosa significa come stanno? Che significa che se a giugno succede che una mattina ci svegliamo con sei gradi e un po' di nebbia dopo che ha fatto due giorni di temporali è una cosa normalissima dal punto di fisica dell'atmosfera e non significa che da lì a tre giorni non ci sarà più l'estate. L'estate esatto. poi partirà e avverrà e per questo per diciamo per agganciarmi vorrei far vedere quello che, come titolano i giornali a volte una nevicata a giugno a luglio a livigno o allo sterling okay. perché perché usiamo questo parametro perché molte volte una nevicata a livigno allora per spiegare bene livigno sta in una vallata la Livigno è a quasi 2000 metri d'altezza, parliamo del paese che cioè ha delle montagne, oltre 3000 metri ai suoi fianchi, è una vallata interna, e tra parentesi è sul versante nord delle Alpi, anche se fa parte dell'Italia, quindi prende la neve un po' da tutte le parti. A chi piace la neve, quello sarebbe un paradiso, perché che succede in situazioni particolari: nevica anche a luglio. Come? infatti qui dici Livigno sotto la neve che bel risveglio ma ora torna il sole ma è normale che torna il sole cioè, e stiamo parlando del 15 luglio 2016 che succede? Il giorno dopo il 16 di luglio c'erano 14 gradi di massima è normale questo qui il fatto che abbia fatto la neve a Livigno è un qualcosa che caratterizza il tempo in quel momento ma non ma il, il clima. clima ma il clima di Livigno è comunque un clima che l'estate può tranquillamente brinare. Cioè, la mattina può tranquillamente brinare, esattamente, e questa roba qui è il click biting, come ci suggeriscono. Esattamente. Sì, tutto per acchiappare click, serve esatto. oramai, oramai serve tutto per acchiappare click. È una situazione... È eh, fantastico perché questo titolo poi dice la viabilità ne ha risentito su entrambi i versanti. Per quanto... La notte, quella gente lì è abituata a spalare i metri di neve, cioè ragazzi, eh, stiamo parlando di 5 centimetri di neve a Livigno. Dove a volte Livigno a settembre incomincia a nevicare e smette ad aprile-maggio, nel senso in maniera normale. Ti sì, confermo? Ehm, <ride> ci ho fatto una bella sciata a Livigno e ci sono metri e metri di neve, proprio la, la, quindi nel senso. Altro, mito, ne... altro eh. mito: dopo Livigno è lo stelvio Ah, perché okay. lo Stelvio? Lo Stelvio è il passo più alto d'Europa, è 2758 metri se non mi sbaglio. Uh -huh. è, chi è chiaro, allo Stelvio può nevicare anche durante un temporale estivo, a giugno, a luglio, ad agosto, ma in maniera normalissima. Ma anche una nevicata copiosa, perché quando arrivano i temporali è chiaro che la colonna da massa d'aria scendendo aria fredda eh, si trasforma tra precipitazioni in neve. Famoso temporale nevoso è facilissimo mm. da beccare in quella zona, poi se si sale ancora un po' di più, ancora ma maggiormente. però stiamo parlando di strade, quindi quando la gente legge, oddio, la neve a luglio allo stesso è una cosa stedio, assolutamente sì. normale. Quindi è un evento meteorologico di quel giorno, ma il clima di Livigno è quello, è quello. Quindi, insomma. quindi diciamo che ha sbagliato anche parlare di eventi straordinari oppure. No attenzione, attenzione. Sì. per quanto riguarda questi qui sono eventi normali che comunque hanno una ciclicità una volta ogni due anni. Poi dipende perché se non c'è una perturbazione non può nevicare, quindi dipende anche da tanti altri fattori. Se c'è un'estate dove si piazza un'alta pressione, quest'anno per esempio è stata un'annata incredibile per i temporali sulle Alpi. Sono durati mesi e mesi i temporali sulle Alpi. L'anno passato è stata un'annata completamente diversa. Quindi Molto arida. È, esatto, è stato, è, quello dipende un po' anche dall'annata, però il fatto che nevichi a Livigno a luglio non è un fatto assolutamente eccezionale, e fa parte di una cistica che a 1900 passametri sulle Alpi rappresenta la normalità. Ecco, tanto per dire. Benissimo, quindi hai già risposto a due domande della de, de nostra... De, <ride> no, va de... bene. Sì, però eh... è giusto, perché comunque la, già la differenza tra tempo meteorologico e clima, già eh, abbiamo, abbiamo dato la nostra motivazione, la motivazione scientifica. Non si dice... tutto abbiamo... Ma infatti non si dice che clima fa. Che, che tempo fa, fa? domani? <ride> eh, cioè, altrimenti cioè, eh, sarebbe una cosa contro, contro... Cioè, una roba controproducente, ecco, assolutamente. Senti, per invece eh, seguire un po' anche eh, il titolo della nostra trasmissione, il clima come sta cambiando, io direi di partire forse dal 1975 più o meno che è eh, l'anno che tu mi hai indicato dove l'aumento delle temperature è stato costante più o meno nel globo. Allora, diciamo che... Quindi eh, se ci puoi parlare un pochino dell'aumento sì, delle temperature. Sì, sì, sì. Ecco, sì. Guarda, allora, io um, ho, ho fatto una ricerca mia tutta personale uh -huh. Perché abbiamo una rete di insieme a Linea Meteo che è una andate a cercare una delle reti, tra virgolette, amatoriali di stazioni meteo più imponenti che c'è in Europa. Considerate che abbiamo 1400 stazioni in Italia. Si chiama Linea Meteo Linea Meteo, linea okay. meteo Dentro troverete una rete che è fantastica. Dove ci sono le stazioni che aggiornano in 5 minuti in tempo reale. Io piano piano usando quei dati. Esattamente, eh, se guardi dentro c'è il modo per cliccare, si apre la rete, se dove c'è scritto rete meteo. E praticamente che è successo? Insieme alle stazioni di Perugia Meteo, le stazioni che ho io da tanto tempo, abbiamo raccolto dei dati. Che cosa accade? Dal 1976-78 in poi è incominciato un lieve graduale aumento. Dove ci siamo accorti in maniera più cospicua? a giugno e a settembre, andando a calcolare mano a mano i giorni sopra 30 gradi e sopra 35 gradi. Questa per esempio è un'anomalia che ci fa vedere come fino a poco prima del 1980 uh -huh. c'è una fase quasi di blocco, dal 1935 al 1980 c'è una fase che è quasi dritta rispetto a quello zero che si vede. Poi da poco prima del 1980 incomincia una scalata, una, una scalata proprio che arriva ai livelli esagerati un po' di adesso. Perché dico esagerati? Perché considerate che Perugia, io parlo di Perugia, sì certo, momento, perché siamo in Umbria però. In questo momento parlo di Perugia, aveva uno, due eh, giorni a giugno. Giugno sopra 30 gradi ogni due o tre anni. Ora stiamo parlando di 7-8 giorni sopra 35 gradi al mese dal 2000 a venire in avanti. Quindi, che succede? C'è un aumento esponenziale con una temperatura media che è aumentata dal 1994 al okay. 2019 a luglio di 1,7 gradi parlo di massime, che è un valore esagerato perché esagerato? Perché noi non dobbiamo pensare solamente a noi, dobbiamo pensare alla flora, dobbiamo pensare alla fauna dobbiamo pensare a quello che è l'impatto sull'atmosfera su quelli che sono gli eventi che poi trovano più calore, attenzione non caldo, calore calore uguale energia, l'energia in gioco è maggiore eh, immaginate io e Alessio che facciamo a, ehm, a braccio di ferro, abbiamo una forza, io e Alessio, e eh, che è diciamo, quasi uguale, paritaria, no? diciamo eh, paritaria. Io e Karim abdul jabbar che trovo Trovo dall'altra parte una forza maggiore, io quindi che devo fare per trovare l'equilibrio? Devo trovare, devo sprigionare più forza. Questa forza messa in gioco aumenta la violenza degli eventi. Perché? Uh -huh. Perché in natura, in fisica dell'atmosfera, tutto va a riequilibrare uno squilibrio. Okay. Se si parte da 0 a 40 gradi per riequilibrarlo, ci vuole una, diciamo, una, una totta di energia. Se si parte da 10 a 30 gradi, ce ne vuole molto di meno. Quindi perché adesso ci sono tanti fenomeni che incominciano a essere estremi, soprattutto perché limitati nel tempo e nello spazio, perché la forza in gioco, l'energia in gioco è sempre di più. Allora, Sempre di più, adesso incominciano le, le cose. Chi l'ha messa? Steve Jobs. Esatto, questo mi ha anticipato praticamente di un secondo quello che ti volevo <ride> chiedere. È giusto così. Chi l'ha messa? <ride> allora è chiaro che una parte. Allora ci sono tante teorie, voi lo vedete tutti i giorni, studi contro studi. Anche perché poi parliamoci chiaro: noi viviamo poco rispetto a quello che è un pianeta, esatto. Eh, questo problema ce l'ho ancora di più con i terremoti, però diciamo per quanto riguarda il clima, diciamo poco. Quindi a che cosa ci possiamo eh, aggrappare? A quelli che sono rilev i rilevamenti che arrivano dai ghiacci, carotaggi, eh, anche gli anelli degli alberi, i vari eh, segnali che ci sono stati lasciati dalle civiltà manoscritti quindi comunque è tutta una serie di informazioni che va a finire in un calderone che poi ci dà un responso è chiaro che noi potremmo anche essere in un ciclo in cui la terra si sarebbe comunque un po scaldata per un suo ciclo di per attività sé okay. il problema è che sembra che noi con le nostre attività abbiamo accelerato in maniera esponenziale questo tipo di riscaldamento accentuandolo non solo accelerandolo, accentuandolo, e questo se, si vede, se, sì, esatto. Se guardiamo questo grafico. No? Nel senso, mh, rispetto esatto. a quello che infatti mi stavi dicendo, è chiaro: 100 anni sulla vita del pianeta Terra sono Bravissimo. praticamente nulla, sono <coughs> proprio nulla. Però dal 1860 fino al 1960, qui abbiamo 100 Siamo anni lì. dove si è, si è mosso praticamente pochissimo. Attenzione! E si è mosso pochissimo, ma è tanto comunque 04, perché se tu okay. guardi dal 1850 al eh, siamo a 04, ma dopo guarda un po' quante salute Esatto, dopo il 1960 eh sì, okay, <ride> però è, do è dopo il 1960 che la cosa è impressionante, che nel giro proprio di 40 anni stiamo sì, 40-60 anni è, è, è un'ascesa clamorosa quindi ok che il pianeta magari si stava andando in questa direzione del tipo si stava scaldando però insomma l'acceleratore per forza gli abbiamo dato noi no? la problematica è proprio questa okay. abbiamo cosa abbiamo fatto noi per innescare questa salita così repentina che ha accentuato quello che noi eh, diciamo, abbiamo, eh, abbiamo già visto magari nel, nella ciclicità del, del clima del pianeta è chiaro che noi ogni giorno ne troviamo una di cose che potrebbero influenzare eh, diciamo l'aumento della temperatura e la CO2 e il metano che viene rilasciato dal permafrost che si scioglie eh, ultimamente esatto. hai capito? Cioè, è una situazione... notizia, anche adesso sta di... ritornando di moda anche questa notizia del metano. <ride> eh, ma non è una cosa, diciamo, eh. Eh, molto, come si dice, mh... da, sottovalutare. da sottovalutare. Adesso si parla del protossido di azoto, mm -hmm. che potrebbe essere una minaccia per il clima perché questo, il protossido di azoto è un componente importantissimo molto presente nei fertilizzanti è, è chiaro che noi okay, okay. non possiamo pensare che quello che facciamo non abbia un effetto è chiaro che ci sono degli effetti su microscala e ci sono degli effetti a macroscala quindi dobbiamo aspettarci comunque delle cose che dice eh, giustamente sì, allora eh, lui. Allora, Luca, Luca, ci anticipa una cosa, no? Ci uh -huh. anticipa una cosa che se tu la vuoi mettere quella la slider della corrente del Golfo, no? Sì, che era un'altra domanda, ma la mettiamo subito. Ci centriamo subito senza problemi. Sì, sì, assolutamente. Perché non posso rispondere a Luca per un motivo ben preciso. Perché noi siamo in una biosfera. Il clima non è un qualche cosa che ha comparti stagni. Il clima è un qualche cosa che interagisce. con Le zone climatiche interagiscono tra loro, non solo le zone climatiche, ma anche gli oceani. Gli oceani uh -huh. sono un qualche cosa che, come vediamo con la corrente del Golfo, vanno a mitigare eh, il clima in zone che sarebbero... Eh, guardate qui questa immagine, no? La Groenlandia... E la Norvegia e la Svezia adesso non scopro l'acqua calda perché stiamo parlando di cose normali. La Norvegia e la Svezia sono completamente libere dai ghiacci, dall'altra parte c'è il ghiaccio eh, alto, 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 anche quasi mille metri da qualche parte. È come, per esempio, pensare alla latitudine di Napoli e alla latitudine di New York a Napoli. Nevica una volta ogni vent'anni, magari a New, New York a volte non <ride> hanno cioè, no, esatto. capito, cioè, ecco, quindi stiamo parlando di... perché? perché comunque. Questo tipo di circolazione favorisce da una parte e sfavorisce dall'altra, ma è un qualche cosa di assolutamente eh, complesso, perché se l'acqua va in quella direzione c'è un motivo fisico. Ora, okay. essendoci un problema, come diceva Luca, dell'acqua dolce che deriva dallo scioglimento degli acci, per esempio, della, della dell Groenlandia. Sì. Che cosa accade? La salinità dell'acqua in quelle zone diminuisce. Si abbassa, quindi Ci potrebbero essere degli effetti. Adesso io non voglio stare a scomodare. Eh, come si chiamava il film? The After Tomorrow? Bravissimo, bravissimo, <ride> esatto. Siamo nerd. Dove, no, ma dove praticamente gli americani hanno concentrato in sette giorni quello che magari si poteva fare in settant'anni, no? però c'era okay. la necessità di salvare il figlio nella biblioteca. Noi non ce l'abbiamo la necessità di salvare il figlio nella biblioteca e quindi che cosa facciamo? Andiamo a analizzare quello che potrebbe accadere se la corrente del golfo non solo ci fermasse, ma anche se si alterasse. Perché io non posso rispondere a Luca in maniera certa? Perché noi non sappiamo dove farebbe più freddo, dove farebbe più caldo, dove pioverebbe di più o dove pioverebbe di meno. Se okay. la corrente del golfo prendesse un'altra direzione è impossibile. Chiaramente l'effetto calorico, eh, diciamo di, 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 di riscaldamento che ha la Norvegia lo perderebbe, e quindi mm. le attività umane avrebbero dei grossi problemi tanto per e, dire. Quindi. certo ma la, il cambiamento della corrente del golfo da che cosa da, da che cosa è dato tu mi, tu mi parli se per, cambia la direzione o se cambia la corrente è del golfo il problema di, allora è tutto in equilibrio se noi andiamo a modificare un equilibrio okay. equilibrio con temperature maggiori diciamo a livello atmosferico quindi anche quindi il in più aumento anche dell'assorbimento della co 2 da parte degli oceani non ci dimentichiamo che gli oceani assorbono tantissimo CO2, in più l'acqua della fusione dei ghiacci della Groenlandia acqua dolce che va a modificare anche la salinità, non solo la temperatura, ma anche la salinità delle acque superficiali, per, poi tra parentesi c'è anche un tipo di discorso molto particolare, l'acqua di fusione è molto fredda Mm, okay. e quando cade quando si diciamo, precipita perché si formano delle cascate che vanno a finire nell'oceano quella quest'acqua si ingrotta si dice va sotto mm. e quindi anche lì crea delle problematiche ma non solamente alla corrente del golfo ai pesci a, a quello che sono i plancton superficiali quindi è la parte che serve poi per l'alimentazione per diverse specie marine e non solo è tutto un un um, qualcosa che riguarda la parola bio che esatto. si modifica e la parola cioè, anche parola equilibrio esatto. non so se tu ovviamente tu l, l, lo sai di questi ultimi di queste ultime notizie adesso mi è venuta in mente questa domanda che non stava nella nostra scaletta ma è eh, bello, è è bello è chiacchierare problema. su questo tu mi parli di equilibrio e la prima cosa che mi è venuta in mente adesso era eh, questa mh, anomalia rispetto a due situazioni che ci sono state su, sui cetacei. Eh, credo che proprio ieri eh, in Sri Lanka c'è stato un altro... Il Robicefale, sì, lo ho Esatto, letto le, un, spiaggiamento, uno, lo letto. uno spiaggiamento di 120 balene e da quello che, che, che è trapelato, eh, diciamo che gli abitanti dello Sri Lanka hanno se, sono, se ne sono fottuti, diciamo del, del lockdown o delle restrizioni: sono certo. andati in spiaggia, sono morte soltanto quattro balene e, e il restante 116 sono, sono riusciti a metterle in mare. È successa una cosa analoga, o in Thailandia o in Australia eh, un mese fa, quindi. Perché succede anche questo? Nel senso che questo è il disequilibrio del... Ma noi, non, noi queste cose qui non possiamo sapere se provengono da, da situazioni climatiche, da situazioni legate all'inquinamento. Cioè noi non possiamo nemmeno sapere se c'è un composto che va a finire nel mare che crea alterazione. Chiaro ci vorrebbe certo. molto, molto, molto tempo per indagare e sappiamo bene che non sa, non, sarebbe anche impossibile in certi casi avere la risposta. Ok, Michele ci fa invece un'altra domanda. Faccio sempre un paragone con la mia esperienza vissuta nella parte dell'emisfero boreale. Ma in quello australe come siamo messi? Allora, Andiamo... il discorso di quello australe l'abbiamo visto l'anno scorso. Oh, ok. Abbiamo visto l'anno scorso in Australia. Allora, c'è una piccola differenza. Allora, l'emisfero australe ha molte meno terre emerse e quindi già si parla di effetti climatici meno... Diciamo, macroscopici come li vediamo sopra nell'emisfero boreale, però in quello australe noi stiamo vivendo delle eh, situazioni di eh, siccità incredibili in Australia, abbiamo visto da, non solo dagli incendi, eh, perché gli incendi sono poi una manifestazione, però, quello che eh, è, diciamo, chiaro in questo momento è che c'era cioè, un aumento della siccità. In una parte che è oltre il 60% dell'Australia, questo eh, sempre per un discorso di modifica modifica climatica che è progressiva. È chiaro che noi viviamo la realtà di adesso. Noi non possiamo sapere tra cinque anni certo, se ovvio. ci sarà una versione. Ora abbiamo questo tipo di, di per esempio, una, una regione dove Sembra che ci siano meno problemi, ma ci sono anche l'America Latina. Okay. Lasciamo perdere quelli che sono gli incendi dell'Amazzonia che possono essere generati da situazioni antropiche dovute a sfruttamento oppure no. Però ci sono zone eh, anche del, della catena andina che stanno subendo gravi, gravi eh, oh. eventi climatici estremi. Noi abbiamo visto anche degli eventi, diciamo, legati all'inquinamento che abbiamo visto solo come inquinamento. Ci sono stati due laghi che sono eh, tracimati, che riguardavano delle miniere, che hanno creato dei disastri mm. ecologici. Ma quelli sono stati innescati da piogge violentissime che hanno causato frane eh, enormi, eh, che hanno portato a questo tipo di, di disastri naturali. È chiaro che, eh, questo tipo di estremizzazione, molti quando ne parliamo in rete ci dicono: sì, ma prima non c'erano i telefonini, non, non, non c'era la rete, no, era meno diffuso. Mi sta bene tutto, mi sta bene tutto. Però quello che noi vediamo comunque è abbastanza reale. Vi faccio un esempio molto terra-terra. Guardando così un po' di sapete, sapete che noi siamo molto più nerd di voi. Questo lo dico proprio scherzo. Tra noi meteorologi abbiamo delle, delle proprio delle, delle cosche, stripo, dove parliamo solo di quello. E sono chat di WhatsApp devastanti. Quando c'è la neve esiste una specie di eccitazione mostruosa. Come un uomo dentro un night, diciamo, e praticamente ci stiamo rendendo conto negli ultimi anni che le trombe marine che sono dei tornado veri e proprio, dopo lasciamo perdere che i giornali le chiamano in tanti modi, ma le trombe marine, io ho detto in inglese water mm -hmm. entrano sempre di più nella terraferma. Che cosa significa okay. questo? Una volta la tromba marina arrivava, una volta parlo di 20, 25, 30 Ma anni è fa bella, del, il, il del mi cambiate mi piace nome molto, del gruppo, mi piace molto adesso lo dico lo dico, ragazzi, li facciamo guardare praticamente queste queste trombe marine alla, che si formano di solito a largo o anche in prossimità della costa, che cosa accade? Si formano per, perché c'è una condizione particolare sull'acqua quando arrivano sulla costa, di solito beccavano la, la spiaggia o quella che era la parte, diciamo, di costa, e poi si dissolvevano. E invece queste trombe marine sempre di più aumentano la capacità di poi proseguire il loro percorso sulla terraferma. Anche tragicamente, come è successo l'anno scorso a Fiumicino, non so se vi ricordate. Eh, quando la, la ragazza, quella ragazza fu scagliata in aria eh, in quel distributore con la, la sua smart. Eravamo a, ah, sì, come no. sì, 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 sì. Eravamo quasi a 10 km dal mare. Quindi quello era diventato la, la tromba marina è diventato tornado cioè sulla terra. E poi si è mosso, ovviamente, come un tornado. E finché c'è stata l'energia che l'ha tenuto di in vita si è spostato, questa cosa qui è aumentata cioè, ricordo, ricordo quello che è successo in Puglia eh, anche alcune immagini recenti di un tornado all'Ilva di due anni fa, se non mi sbaglio un altro tornado in Calabria comunque queste cose qui ci fanno capire che c'è più energia in loro. e siccome questi fenomeni, passatemi il, il verbo eh, un po' si nutrono energia, cioè stanno vivi in base all'energia, è chiaro che rimangono più in vita rispetto a un tempo, a un tempo che significa 20-30 anni fa io capisco che non c'erano i telefonini però la memoria storica c'è ok a questo punto me, mi hai giustamente anticipato eh, Sei veramente no no no, il, il percorso è perfetto rispetto a quello che volevamo, che volevamo fare che... Degli eventi atmosferici violenti. Allora, le famose c'è cioè la bomba d'acqua. Ok, a questo punto, come Ma mai? Io, di... io, io sì. odio quello che ha inventato sì. quella la, bomba, bomba d'acqua, no, cioè per me le bombe d'acqua sono un'altra cosa. Beh, non importa, Che possiamo allora il, possiamo dirlo, tra l'altro. Eh? La bomba la d'acqua dom... è un nubifragio: quindi mm. il nubifragio è un evento che ha delle particolari caratteristiche, ok. Eh, Limitate nel tempo e nello spazio. Quando si parla di 40 mm di pioggia in un'ora incomincia a essere un obifragio. Chiaramente, caduti con quando cadono in un rain rate, il rain rate è la quantità di pioggia che cade in un'ora. Quindi, che succede? 40 mm l'ora, 50 mm l'ora, incomincia a essere un obifragio perché? A maggior ragione quando avviene in città perché. L'impermeabilizzazione del suolo accentua e qui mi collego a quello che diceva Alessio. Gli eventi sono più violenti di un tempo e più frequenti, magari più frequenti, so. a, no, sì, più frequenti sì, ma più frequenti negli effetti esatto, nelle, ne, nelle conseguenze. Noi non possiamo pensare di disporre del suolo come ci pare. Perché, se noi continuiamo a impermeabilizzare il terreno, l'acqua che cade non viene assorbita dal terreno. Ma l'acqua che cade praticamente crea degli alvei non naturali che sono le strade, che sono i vari fossi. In più, se noi mh, vi faccio l'esempio del Sagno, fiume di Genova: sì. il fiume di Genova nel tempo è stato sempre più stretto, tra parentesi, oggi è la è l'anniversario dell'alluvione del 2011, tra parentesi, di Genova, parentesi. Sì. Esatto, un non, non fa vendere tanto quanto bomba d'acqua, hai ragione, hai ragionissimo, Ruggero, lo so. Una cosa che è quasi, è quasi, diciamo, una cosa strana, ho sentito anche bomba di vento su un giornale del Veneto, su un giornale del Veneto ho detto anche bomb no, bomba d'aria, bomba d'aria, che poi può essere anche equivocata, su altre cose che sì, <ride> no, possiamo Vabbè. andare su, su altre, no, vi dicevo del bisogno a chi piace il calcio e che è andato una volta a Marassi, non si renderà conto, ma quando parcheggia a Marassi, il parcheggio è sopra al fiume, quando tu chiudi un fiume sempre di più, lo stringi sempre di più, succede quello che succede in fisica. Eh, vi invito a cercare l'equazione di Bernoulli che è molto più terra-terra, quando voi annaffiate a casa il tubo di gomma, lo stringete. Lo stringete che succede? L'acqua schizza via. Perché? Okay. Perché, Perché l'acqua non si può comprimere. Quindi l'acqua riesce a, a, a... deve trovare il modo per uscire. Quindi che cosa fa? Aumenta la velocità. È un po' un come le corsa delle molecole d'acqua arrivare prima. Più stringiamo i fiumi e più aumenta la velocità ah c'è anche un altro sì lo so lo so l'ho messo l'ho messo l'ho messo, messo infatti anche sul ho messo anche sul blog oggi, sì, oggi è un anniversario oggi è strano tra parentesi anche il 4 novembre 66 dicendolo a lui è anche l'annuvione è anche l'anniversario dell'acqua eh, alta che creò poi i presupposti per la nascita del progetto del Mose Ah, è, nata, okay. è nata in questo, cioè quando qui la, la, la Basilica di Venezia raggiunse un livello. Non mi ricordo adesso quant'era il livello che raggiunse il 4 novembre 66. Ma in base a quella eh, acqua alta eh, nacque poi l'idea di bloccare con un sistema che poi è divenuto il MOSE nella progettazione. Poi eh, nel 1980, se non mi sbaglio, fu fatta la prima progettazione. Quindi, tanto per dire. Quindi, tornando a, a quello che eh, diciamo, stavamo, stavamo dicendo, è chiaro che se noi continuiamo a stringere i fiumi, la stessa quantità di pioggia va a aumentare gli effetti. Poi è chiaro, ci sono delle situazioni, come possiamo vedere quella che è accaduta da poco in Piemonte, Liguria. Sì. Eh, abbiamo visto che eh, noi abbiamo le stazioni nostre in Ametio hanno segnato 685 millimetri di pioggia in alcune zone in un giorno per farvi un'idea la piovosità annuale annuale di Perugia è 890 mm quindi ha fatto più di e siamo 3, su una regione media come piovosità esatto, come esatto. possiamo dire sì, sì, esatto sì, sì, quindi 650 mm di pioggia in un giorno è una cosa incredibile secondo me è andata anche molto bene dal punto di vista delle vittime, è un evento veramente di proporzioni enormi, questo tipo di eventi sta aumentando come frequenza. Esatto. Quindi deve aumentare, da parte noi, la capacità di rispondere. Come? Non tanto con la protezione civile che fa un lavoro importante, ma con la protezione civile impegnata come prevenzione civile. Sì. Quindi, prima che accadano, queste situazioni, controllare quelli che sono i punti di criticità. Qui metto in campo una parte mia che poco c'entra col meteo, cerca più con la protezione civile, però è una situazione importante da capire. Quando, nei periodi, io parlo, ne, ne, non uh, diciamo, eh. parliamo, esatto, lo so, lo so, chi sta Piemonte l'ha visto, visto di persona. Nei periodi di pace, mi chiamo io, non di guerra, quando c'è l'alluvione periodi di pace è lì che bisogna controllare dove in futuro in base a un evento estremo si potrebbero creare i presupposti per una criticità sia essa idrogeologica sia essa a livello strutturale di qualche ponte o qualche altra infrastruttura che adesso eh, può essere qualsiasi e non fidarci del fatto di dire ma da 200 anni non era mai accaduto. Non è successo niente, certo, ovvio. Non possiamo, non possiamo pensare. Guardate che è successo ad Amatrice e cambio cosa. Erano 300 anni che non avveniva un evento del genere, però è avvenuto, certo. E noi non possiamo cullarci sul fatto dei 300 anni, perché potrebbe avvenire comunque anche perché le zone. Colpite possono essere altre rispetto. Per esempio, questa volta la Liguria è stata colpita maggiormente nella sua parte di ponente, però eh, a volte abbiamo visto quello che succede anche nel Levante Ligure. Lì è un discorso di orientamento delle correnti quando arrivano questo genere di situazioni di blocco. Perché quando succedono queste cose si dice che c'è una situazione di blocco, soprattutto che c'è un'alta pressione a est che blocca lo spostamento verso ovest di. Questo, queste depressioni che convogliano quindi in continuazione per giorni masse d'aria umide che poi vabbè c'è cioè l'orografia, ci sono tante situazioni che portano a questo, però questo è in quelle okay. zone. Senti Michele, allora mh, per quanto riguarda invece eh, un'altra riflessione, allora mi ero scritto sul fatto che la terra, eh, quello che gli fai, cioè, ovviamente tu raccogli ciò che semini, soprattutto col piano della terra. L'hai sì. devastata per un certo periodo, quindi fino agli anni 90 il buco dell'ozono era il più grosso problema degli anni 90. C'è stato un decennio che si stava restringendo, adesso ahimè si sì. sta eh, purtroppo ri 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 riaprendo. Però più per andare nell'attualità, in questi ultimi mesi abbiamo vissuto appunto questi lockdown e durante questi lockdown... L'aria eh, si è ripulita nel giro di pochissimi, pochissime po un po' di settimane, e magari anche il discorso della fauna e della flora, eh, riscoperti i delfini addirittura in situazioni che magari erano eh, decenni che non si potevano vedere. Quindi la mia domanda è: allora la Terra ovviamente risponde a quello che noi gli facciamo, quindi seguendo una politica veramente dedicata al pene terra e al clima c'è una possibilità di? contenere un pochino tutti questi eh, cambiamenti perché non allora, possiamo parlare di riscaldamento globale è una cosa che non mi piace più, più che altro no, cambiamenti climatici esatto allora parto da una frase che vedo sempre scritta eh, che mi commentano a volte sotto dei post che metto sì. la, te la terra ci punirà no è inutile umanizzare la terra No, no, la, terra non no. Fa la terra non fa niente niente per punire l'uomo no la terra, Infatti, va ho ben detto che no, noi no, racc raccogliamo ciò che seminiamo. È la legge universale di causa-effetto, no? tu fai ca causa effetto, chiaramente eh, ci sono delle cause più importanti che danno effetti più importanti, allora, quello che hai detto tu durante il lockdown, ci ha fatto una dimostrazione, diciamo, una, una cosa veramente macroscopica: che noi siamo un qualche cosa di intrusivo, okay. noi siamo veramente un qualche cosa che nelle nostre attività antropiche creano intrusione dove? Tra gli animali, nell'atmosfera. Immaginate solamente l'inquinamento delle macchine, delle navi, che pochi parlano pochi parlano dell'inquinamento delle navi, ma è gigantesco. Anche degli aerei, quindi, magari. Degli aerei, sì, gli aerei, delle, delle auto, de... ma le navi sembra che siccome camminano sull'acqua non inquinano. No, non è <ride> così, fa. assolutamente. Vi faccio andatevi a vedere quanto inquina una nave da crociera, ma non per criminalizzarla, è eh, solamente per, per far capire che comunque l'inquinamento è un qualcosa di molto complesso. Allora, il discorso è questo, però noi abbiamo ricominciato adesso, subito, siamo tornati in lockdown light. Dai, usiamo sta roba così, sì. no? eh, Diciamo che durante l'estate c'era chi era il lockdown, chi no, e siamo tornati subito a certi livelli di inquinamento. Quindi, che significa che noi è vero che possiamo interrompere e abbassare un certo tipo di eh, emissione, però è il processo produttivo che andrebbe cambiato, eh. il generare energia che andrebbe cambiato, ma è un processo che bisogna capire quanto tempo necessita e attenzione. Una domanda che feci al capitano Sottocorona, che chi è del meteo conosce, che è, meteorologo della sette tanto per dire eh? uh -huh. e disse ma capitano ma secondo lei quello che noi stiamo vivendo adesso è generato da ciò so che stiamo facendo ora o da quello che abbiamo fatto vent'anni fa perché se fosse quello vent'anni fa che ci aspetta no come effetti no certo. e lui disse nessuno è in grado di saperlo perché noi non uh -huh. sappiamo il sistema climatico di, quella, di questa biosfera piace chiamarla così, che è il pianeta Terra, i tempi di reazione. Okay. Noi non sappiamo quanto, però è chiaro: non è che possiamo cullarci sul fatto che c'è stato il lockdown, adesso non abbiamo prodotto per 3-4 mesi, allora la Terra è a posto. E allora aspettiamo un altro lockdown. È così. Secondo me bisognerebbe far tesoro. E capire, sì, no, infatti è quello il discorso. Che non ovviamente quei quattro mesi eh, ti hanno fatto vedere che in una situazione utopistica, perché è impossibile ehm, nel pianeta terra, nel nostro sistema commerciale e politico, riuscire a eh, evitare tutto quello, esatto, tutto quello che, che si è evitato per quei mesi. però ti ha fatto vedere che in una situazione molto, molto strong, quindi come evitare tutto. E la, la Terra ha risposto nel giro di poche settimane. Cioè, non comunque... solo, ma il discorso per esempio ti fa anche individuare dei punti. Sì, sì, la natura eh, è neutrale. Sì, è assolutamente, non è, non, assolutamente non ci punisce perché siamo neutrale, veramente. La, la cosa <ride> sì, è vero, è una sorta di cilicio che sì. prega. <ride> esattamente. E, no, la cosa, la cosa particolare è che noi invece dovremmo far tesoro di questo lockdown per capire. Quali sono i punti del pianeta dove si può intervenire per cambiare la qualità? Per esempio, noi, noi abbiamo in Italia uno dei punti che per conformazione geomorfologica ha dei problemi giganteschi, che è la pianura padana. La pianura padana crea le condizioni. Per i, per i più vecchi come me, ci fu una trasmissione che era Portobello, che faceva Enzo Tortora dove un tipo telefonò dicava, era andato lì per fare un progetto voleva aprire una finestra sul passo del Turchino in Liguria per far uscire la nebbia no? sta cosa qui, voleva, e gli telefonarono quelli che abitavano lì dicendo ma, oh, ma io ci abito no? praticamente perché? Per, scusate, per far capire che la pianura padana è una zona dove quando si piazza un'altra versione d'inverno come c'è, ci potrebbe essere questa settimana l'accumulo degli inquinanti che si fissano insieme alle vapore acqueo, quindi smog, smog più fog, uh -huh. è così la contrazione, smog più fog e lo smog crea delle problematiche respiratorie che tra parentesi tristemente, sono state anche legate a una diffusione anche maggiore del Covid in certe zone. Allora, visto che abbiamo questo tipo di situazione che abbiamo capito che potrebbe essere mitigata Bisognerebbe far tesoro proprio del per individuare dei punti di critica su cui lavorare. È chiaro che, come dicevi tu, è una roba che va a toccare situazioni e meccanismi socio-politico-produttivi che sono mostruosi. Ricordiamoci che tutti fanno proclami Per quanto riguarda il 2025, togliamo il gasolio, le macchine diesel. Spiegatemi se avete mai visto, stiamo in un Blog Nerd, ditemi quanti progetti di camion non diesel avete visto che saranno fruibili in maniera esatto. tangibile tra cinque anni. Quindi, che abbiano la possibilità di trasportare non con un motore diesel, ma un motore ibrido, come dici tu. Non parliamo a livello elettrico la stessa, diciamo, tonnellate che portano ora. Quindi è un discorso molto eh, importante da fare, ma andrebbe proprio anche a monte fatto una, una ricerca più approfondita. Bisogna vedere come sempre lì conviene a qualcuno a livello economico, perché se non conviene è difficile farlo partire. Lo dico no, con molto rammarico. Eh. La difficoltà è questa, anche perché poi la difficoltà per arrivare un pochino nel... nel, nel nella parte un po' finale della de, de nostra chiacchierata che veramente ha, ha aperto delle voragini per quanto mi riguarda non vedo l'ora di, 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 di parlarne per altre situazioni quali potrebbero essere le ah ok questa è subito arrivata invece che la, 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 la dico subito Tesla e forse un altro paio cose marginali eh sì però sì io l'ho visti questi progetti però cose dobbiamo marginali. andare a capire giustamente vai a vedere non dico a Ruggero eh impersonale vai a vedere quanto costa una motrice tesla rispetto a una motrice normale prendiamo in testa un trasportatore che dice io mm. voglio fare un investimento sul clima capito lì allora devono intervenire quello che dicevamo prima deve intervenire la politica con incentivi giganteschi perché non penso che un camion considerate una motrice costa anche 100.000 euro non è uno scherzo è eh? una certo, motrice certo. Un costa anche più quindi parliamo chiaro che comunque ho visto dei progetti, è vero, però come dice lui cose marginali non è roba che è dicifruibile, tra cinque anni partirà il commercio dei camion ibridi o addirittura elettrici, non lo vedo non lo vedo, eh, ricordatevi quando è partita l'auto elettrica e, e, e piano piano ci stiamo arrivando ma con molta molta eh, diciamo difficoltà a farla diventare qualcosa di quotidiano. Anche i punti, visto i punti per ricaricare, cominciano a trovarsi nei, nei centri storici, ma due anni sì. sono, eh? non è che sì, sono sì, 100 sì, sì. anni. Assolutamente, ma, sì, sì. Ecco, è questo. Quindi, ma, è... Uh, appunto, per allora, ehm, sì, ci sono altre, altri commenti interessanti, però intanto ti, ti anticipo quello sì, sì. di cui vogliamo andare a parlare in quest'ultima <ride> parte. Quali potrebbero essere a questo punto le conseguenze, allora, eh, dobbiamo essere ottimisti, mh, però anche, eh reali eh, anche realisti, le conseguenze di un normale decorso eh, del nostro pianeta, quindi continuiamo a eh, produrre questo inquinamento, continuiamo a stare su questa media e non riusciamo a bloccarla, quali potrebbero essere le conseguenze? Quindi a questo punto, tanto, tanto che ci piace sempre citare il nostro film, se The Day After Tomorrow è soltanto un film o fondamentalmente dovrebbe essere anche la realtà, oppure se con una buona politica, difficile come ho detto te, perché c'è di mezzo tanti interessi economici, forse troppo radicati dalla rivoluzione industriale in poi, cioè siamo sì, ormai sì, no, non, è una, cento... non è una cosa degli ultimi 25, eh, certo, anni. Ovvio, eh certo, ovvio, siamo prima. centinaia di anni, 140 anni più o meno. Quali potrebbero essere le conseguenze di, di un non, non applicare questa politica, ecco. Ma secondo te, noi ne abbiamo parlato. Eh, noi dobbiamo abituarci, comunque, abituarci, nel senso buono della parola, a un pianeta che è diverso. Cioè, noi non possiamo pensare che le coste erose tornino a essere quelle che sono prima. Parlo di coste erose per parlare d'Italia, certo, chi, certo. Chi, chi sta sulle coste adriatiche, sulle coste ioniche, vede quello che succede ogni anno quando arriva. Bastano due mareggiate per distruggere quello che è stato risistemato magari tutto, tu, tutto l'anno. Noi dobbiamo abituarci a combattere questo tipo di situazioni, intanto cercando di mitigare quelli che sono gli effetti di queste situazioni imparando da quello che succede a, non ripetere, succede a non ripetere gli errori. Poi lui dice coordinare gli sforzi a livello mondiale sembra una missione impossibile. Abbiamo visto che succede quando c'è una minaccia globale. Se c'è una minaccia globale gli sforzi improvvisamente si coordinano. Perché sembra quasi che quando la minaccia globale va a ledere gli interessi economici di tutti allora tutti fanno quadrato sarà difficile secondo me eh, sensibilizzare far tutti Far percepire una... che il clima è una minaccia globale capito secondo me è tutto quello ma non io non parlo solamente dal punto di vista politico qui c'è bisogno anche di un'azione cioè ma l'azione non si può aspettare che arrivi sempre dall'alto perché se io aspetto che l'azione arriva dall'alto e nel frattempo non so nemmeno L'argine di un fiume, non so nemmeno capire che cosa potrebbe accadere con la, che ne so, la pavimentazione di un ettaro di terreno che mi può comportare dei problemi su un torrente. Che poi potrebbe esondare e qui il problema. Ci vorrebbe una grande, grande sensibilizzazione di quelli che sono gli effetti di tutto quello che facciamo sul clima e su quello che è. Il nostro territorio. Ti dirò di più, è una cosa a piramide. Prima eh, parlavamo fuori onda con Michele, siamo tutti e due appassionati di escursionismo e di montagna. Se in vetta a un, a un monte a 2400 metri trovi una mascherina per terra oppure una lattina per terra, vuol dire che qualcuno non è che è piovuto da ovviamente <ride> dalla vetta, una cosa del genere. Quindi c'è una questione etica. Adesso va molto di moda. Tutti devono fare qualcosa per questo coronavirus. Quindi dobbiamo assolutamente mettere le mascherine. Perfetto, tutti devono fare qualcosa per questo pianeta, tu che butti per terra sopra una vetta di una montagna una lattina non lo devi fare semplicemente questo quindi è un po' a piramide i grandi devono fare qualcosa ma anche noi dobbiamo fare qualcosa altrimenti facciamo la fine di quelli che eh, in rete insultano no sì, che sì, mettono sì, insultano e poi dopo nel loro piccolo fanno molto peggio di quelli che insultano cioè io sono d'accordo eh, perché si facciano delle manifestazioni non solamente fisiche, ma delle manifestazioni di intento a favore del diciamo de, per sensibilizzare su quelli che sono i cambiamenti climatici, ma dobbiamo anche cercare esatto. nel nostro piccolo di fare l'azione noi per primo, cioè io vado a funghi, io quando vado a funghi mi porto sempre una busta di roba che trovo nei boschi. Sempre, quando, quando si, fa, si va a fare escursionismo in montagna, cioè io ho sempre la mia busta di plastica che la riempo di cose che trovi. Eh, eh, lo poteva fare la forestale? Okay, no, no, lo faccio no, io no. Lo faccio non c'è problema. Noi <ride> non possiamo pensare che la forestale vada su tutti i buchi, non anche perché ah. qual è il problema in montagna? Arriva una folata di vento, te lo porta dove non lo vedrai mai più e comunque sta vero. nel terreno. Quindi no, no, assolutamente, questo è. Purtroppo se noi non partiamo noi colazione nel discorso della piramide non esiste, non, non c'è, no, 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 no. Infatti, infatti, guarda, allora io eh, voglio vedere gli ultimi commenti de dei nostri follower perché giustamente le mascherine, sì, le mascherine nascono nel sì, certo. periodo autunnale <ride> e si trovano ovviamente in questo periodo. Tra parentesi, tra parentesi, tutti gli studi che stanno uscendo fuori parlano di tantissimi anni per farle diciamo sì. eh, eh, farle biodegradare quindi mm. stiamo parlando di oltre secoli quindi non è proprio il massimo e poi bisogna vedere insomma io non vorrei che mh, ecco george carlin non lo conosco C'è benissimo un me, okay. me lo, me lo, poi me lo ascolto grazie Luca. Sì. Okay, e assolutamente comunque ecco mh, mi, mi dispiacerebbe che tra 400 anni qualcuno trovasse come eh, reperto storico le mascherine. Ecco. Le mascherine, sì, è vero. Del nostro, del nostro tempo, ecco. Sì, anche spiaggia, cicche di sigarette, sacchetti, sì, sì. No, no, non parlo delle sigarette perché sono veramente una roba, mh, sono veramente avvelenato in certe situazioni perché, <ride> no, a parte per gli incendi, quello che, quello che ho visto io, esatto. insomma, diciamo, ecco, riusciamo perdere. Eh. Guarda, allora, ehm, hai accennato a un qualcosa che parleremo però la prossima volta che, che andremo sì. a riprendere un pochino il clima di personaggi che effettivamente eh, fanno parlare di clima quindi magari appunto va tanto di moda Greta ma è giusto che eh, Greta magari dica la sua il movimento magari fa parlare di clima però ci ser servono ovviamente delle azioni concrete quindi però ben vengano persone che parlano di clima a a un, uh, a un pubblico magari assolutamente controlo, come potrebbe essere appunto il presidente degli stati uniti ecco <ride> c'è c'è solo, o... solo un grande rischio c'è solo un grande rischio che mi raccomando io, lo, io lo, lo scrivo sempre in rete un grande rischio perché bisogna cercare nei limiti del possibile perché poi tutto è politica tutto è politica parliamoci chiaro di non politicizzare il clima perché perché si rischia di creare delle fazioni dove quello lo fa perché va contro o quello lo fa perché va a favore. Quando si parla di clima e di cambiamenti climatici, si parla della sussistenza, delle condizioni per cui la nostra diciamo, razza, l'uomo, diciamo, rimanga sì. su questa biosfera. Appunto. Quindi, ecco, questo non ha politica. Beh, Michele dice una cosa giusta, alla fine avevamo fatto molto sul monouso la plastica, purtroppo siamo tornati indietro, ma di brutto di brutto brutto, forse, eh? perché sfido chiunque eh, a, a non trovare adesso mascherine in ogni. dico in ogni orifizio della nostra città so, o della nostra ma, montagna. Ma anche, <ride> ma anche i guanti, ma anche i guanti di sì, plastica, Sì, esatto, ma anche esatto. i guanti, quelli uso e getta sono incredibili, eh. Eh, va bene, questo è, adesso allora, dovremmo affrontarlo. Nel frattempo, che eh, mi hanno scritto domanda a due punti, quindi ci sarà un po' da scrivere. Io a tutti i nostri follower, ricordo che sul nostro bellissimo sito, che vi ricordo, si chiama Leganerd.com, siamo online da moltissimo tempo. Allora, noi avevamo fatto eh, durante la giornata della terra che eh, si festeggia ogni anno il 22 aprile. Un bellissimo hub, quindi, nel senso che voi se andate appunto nel nostro sito, potete trovare diversi pezzi veramente interessanti. Dai eh, Il perché, La Giornata della Terra, eh, una storia del, di quello che è Fridays for Future, come tutelare le foreste ed evitare gli sprechi alimentari. Addirittura il nostro Z Castle ci aveva fatto un decalogo dei dieci fumetti a tema ecologista. Documentari da vedere e ovviamente. Mm, questo è soltanto per quanto riguarda la giornata della Terra. Se andate sempre su scienze, noi abbiamo sempre il nostro eh, modo di raccontare le, le cose con un, un pizzico di ironia, ma sempre le cose giuste. Quindi divulgazione scientifica per tutti. Allora, nel frattempo, Roberto ci ha dato la sua domanda. C'è cioè, qualcosa di simile alla corrente del Golfo nell'Oceano Pacifico? Se sì, quanto è cambiato? Questa è l'ultima domanda a cui possiamo rispondere. Poi, sicuramente... Eh, andremo a, a, a riprendere altri argomenti nella prossima puntata. Comunque, se, se, se la vogliamo. Allora, l'Oceano Pacifico c'è qualcosa di simile dove si forma la nigna e il nigno, che è praticamente a largo delle acque territoriali della zona di Nazca, come viene chiamata quella zona tettonica lì, che è la zona del Perù lì c'è una zona che si riscalda e si raffredda e crea il fenomeno del nigno e della nigna. La situazione che dice Roberto è molto importante perché anche quest'anno abbiamo avuto dei super tifoni, quelli che diciamo, i tifoni si dividono come i uragani in categorie da 1 a 5, quest'anno abbiamo avuto un super tifone da poco, Goni, che eh, ha raggiunto oltre categoria 5 perché siamo andati sopra raffiche da 300 km l'ora Quindi, quando si arriva a questo, immaginate che è come una pallottola a 300 km l'ora ragazzi, sono una cosa incredibile. E questo fenomeno, eh, diciamo del riscaldamento, che c'è a volte o del raffreddamento, crea le condizioni per un aumento della potenza. Degli, uh, dei tifoni e degli uragani sono lo stesso eh, diciamo sono lo stesso uh, evento eh? tifone e uragano solamente che a seconda della zona viene classificato come tifone o come uragano per esempio adesso quello che c'è sul Nicaragua è un uragano mm. perché c'è il um, National Hurricane Center che comunque lo lo categorizza come lo, lo, diciamo lo categorizza come uragano però okay. sì però sì quella zona è molto particolare soprattutto la zona che va al, al largo delle Filippine quella è una zona dove i tifoni stanno in, incredibilmente in due giorni c'è stato un tifone che l'anno scorso è passato da categoria 1 a categoria 5 in una notte che è una cosa incredibile è incredibile però eh, si parlano sempre di quella parolina che piace molto ai giornalisti, che la usano per tutto, che si chiama record, però effettivamente. Eh, ci nuovo sono, record. Sono, esatto, no? Magari senza sapere di cosa parlano, però ecco, eh, record effettivamente c'è eh, in qualche situazione. Ok, va bene. Allora Michele, io ti ringrazio veramente tanto. Sicuramente ci sono stati tanti input. Abbiamo raccontato una parte di quello che, di cui sì, volevamo vabbè. parlare e assolutamente ci, ci rincontreremo. Ci rivedremo ah, qua, qua su Lega Nerd. A questo punto, come già ti ho detto precedentemente, adesso faccio, faccio da me per l'ultima parte ovviamente della nostra trasmissione che come sapete eh, deve. deve deve parlare del... lo sapevate che, quindi dobbiamo ottemperare ai, ai nostri compiti e come ogni volta vi parlo di una nuova curiosità, una nuova curiosità data dal nostro libro dei perché. Eh, mi piace troppo questo, questo libro che potete trovare ovviamente su, su tutte le librerie del, del mondo e ce ne sono diverse edizioni. E eccoci qua. Allora, la curiosità di oggi, io ovviamente il libro dei perché lo apro e prendo la, la, prima, la, la, la prima situazione che trovo. E quindi, nel senso, non andiamo se, se è ecologia, se è astronomia o d'altro. Quindi oggi era stagioni e clima, effettivamente. Quindi, perché per eliminare il ghiaccio dalle strade le si cospargono di sale. Dunque, l'aggiunta di sale all'acqua ha l'effetto di abbassare il punto di congelamento e quindi di farlo fondere più facilmente. Ciò avviene perché una quantità maggiore di calore deve essere sottratta dalla soluzione per farla passare dallo stato liquido a quello solido. Le molecole dell'acqua, per aggregarsi in cristalli, devono infatti affrancarsi dall'azione attrattiva delle molecole saline. Fenomeni analoghi sono responsabili dell'effetto anticongelante degli additivi che si mettono nel radiatore dell'automobile. Benissimo. Con eh, il grande libro dei perché, ovviamente, chiudiamo la nostra eh, quarta puntata di Eureka. Ovviamente, seguite i nostri canali, LegaNerd.com, eh, rimanete connessi ne, nelle nostre live, ovviamente, su Twitch, su Facebook e su YouTube. E ci incontreremo e ci rivedremo, ovviamente, eh, mercoledì prossimo alle ore 18, sempre qua su Lega Nerd. E come eh, mi piace sempre dire. Ah, ci sono ancora tanti commenti. Vabbè, ok, ragazzi, vi piace Eureka, quindi questa cosa mi piace moltissimo. Come mi piace sempre chiudere, eh, siate curiosi e leggete, leggete, leggete. Alla prossima!